Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte andremo a sfidare, per davvero, Sabrina, la capopalestra di Zafferanopoli, dei Pokémon di tipo psico. Perché due parti fa l'avevamo sfidata, ma lei ci aveva un po' trollati, ci aveva fatto combattere contro un Abra e ci aveva detto sì bravo, ci hai sconfitti, ma cosa vuoi? Vai alla torre Pokémon. Noi siamo andati alla torre Pokémon, abbiamo battuto Karina nella scorsa parte e questa sarà una parte un po' più corta perché andremo semplicemente a risfidare Sabrina. Noi abbiamo il nostro Charizard a livello 36 e direi di mettere davanti a questo punto, dato che dovremo sfidare direttamente Sabrina, Charizard oppure Pikachu. Mettiamo Pikachu, dai. Andremo a sfidarla con il nostro Pikachu. Comunque a livello 28 è un livello dignitoso. È il livello che più o meno dovrebbe essere, a cui più o meno dovrebbe stare in generale a questo punto del gioco, dato che i Pokémon degli allenatori sono tra il 28 e il 25, 28 e 23. Ok, andiamo a sfidare Sabrina, Rieccoci qui a Zafferanopoli ed ecco la sua palestra. Maestra dei Pokémon di tipo psico. Vai, entriamo. Salve, signor Guido. E per raggiungere Sabrina il trucco è sempre quello, andare in orizzontale in continuazione. A meno che voi sappiate esattamente la combinazione precisa, io non me la ricordo, basta andare sempre in orizzontale e si raggiungerà Sabrina in men che non si dica. Tac. Vai. Ancora. Di più. Ed eccoci qui. Non andate su quel quadrato lì colorato, perché vi riporta alla base. Ed ora possiamo parlare a Sabrina, eccoci qui tra l'altro. Tutti fieri, tutti pronti a battere Sabrina, vai. Così sei tornato. I thought you might. Ho pensato che avresti potuto farlo. Bene. Vediamo se sei diventato più forte. Allora, andiamo con Pikachu. Conferma. Proviamo a batterla con Pikachu. Nel caso in cui non riuscissimo a batterla, avremo un Charizard di riserva. Ok, lei manda Kadabra a livello 29, noi Pikachu a livello 28. Come livello siamo svantaggiati, però ne abbiamo Spark, che lui usa confusione che ci distrugge, ci disintegra. Però noi lo disintegriamo di più. Vuole imparare Nuzzle? Cos'è? Digital Nuzzle Chicks can guess the target. This also leaves the target with paralysis. Ah, ok, è una cosa che paralizza. Ed è fisica, quindi fa comunque abbastanza malino. No, dai, non glielo faccio imparare. No, grazie. E abbiamo sconfitto Sabrina. I feel wonderful after that battle. You did amazing. Mi sento in maniera fantastica, mi sento benissimo dopo questa battaglia. Sei stato fantastico, grazie signorina Sabrina. Hai davvero fatto un bel lavoro. Ammetto che tu sei talentuoso e sei un allenatore talentuoso e davvero forte. Ecco, ti sei guadagnato la Marsh Badge. Eccoci qua. E anche questa TM, Calm Mind, TM04. Appunto Calm Mind, calmamente. Aumenta la difesa di un Pokémon. Perfetto, abbiamo battuto anche Sabrina, vediamo cosa ci dice se le parliamo di nuovo. Mi sento così meglio ora. Grazie Glacial. Perfetto. Abbiamo aiutato anche Sabrina a sentirsi meglio. Purtroppo qui nel dojo non sembra essersi mosso niente. A questo punto possiamo andare al centro Pokémon. Curarci i Pokémon velocemente. Eccoci qui. Perfetto. Ed andare verso il percorso. Questo è ancora chiuso. Vediamo se qui sopra possiamo andare invece. Percorso 7, se non sbaglio. Eccolo qui, percorso 7. E abbiamo anche un Prime prima. Lo faremo nella prossima puntata. Abbiamo una Misty da affrontare. Vediamo qui se invece possiamo trovare qualche Pokémon diverso, qualche Pokémon nuovo da catturare. Un Mankey, perché non catturare un Mankey, no? Cattureremo Primeape poco dopo. Electro Ball lo shotta? No, perfetto. Perfetto, era proprio ciò che volevo. Tra l'altro paralizzato, perfetto. Questa sarà una cattura molto facile. Pokéball. E Mankey verrà con noi. Si aggiungerà al nostro Pokédex.
Tac, preso. Perfetto. Vediamo se ci sarà un altro, se c'è un altro Pokémon da catturare qui. Un PJ? No, PJ anche no, grazie. Li abbiamo già, PJ. Electro Ball e addio. Facciamo un ultimo tentativo per vedere se troviamo qualcosa di interessante. No, di nuovo Mankey. Ok, se non sarà più veloce di noi, questo Mankey finirà morto. Perfetto, morto. Ok, bene, detto ciò, andiamo un attimo a curarmi il nostro Pikachu, preparandoci alla prossima parte, dove affronteremo Misty e prenderemo quel Primeape. Eccoci qui. Perfetto. E per questa parte, appunto, come vi dicevo, molto corta, è tutto. Io vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!